sì, d'accordo, ma la casa è un disastro. In giornata mi mandi il pittore, lo dica al Giovanni. E domattina l'idraulico e l'imbianchino. Mi raccomando. Arrivederci, grazie. Papà, cosa fai lì? Da dentro che fa freschetto. Obbedisco. Non perché me lo dici tu, ma perché fa effettivamente fresco. Ecco, bravo. Che matto. Arrivo, Bianchina. Arrivo. Allora, Rosa, domani si comincia. Bisogna chiamare Antonio, la Marietta, Giovanni. La prima cosa da fare è togliere tutte le strisce dei vetri e sostituire quelli che si sono rotti. Puoi controllare le tubature dell'acqua, le macchie d'umidità. Mamma, gallina ha fatto l'uovo, posso bere? E mandala, signor. Ma sì, Salvatore, bevilo. Grazie. Rosa, ma non erano 10 le galline? 9, signor, sono sempre stato 9. Sì? Sì. Ah. Oh, mascalzona. Ma che fai, chiami la mamma, eh? Allora, se rimettete apposta la villa, che fate, signor? Ci ho voluto cacciare. Oh, madonna mia, Rosa. Tra un po' torneranno mio marito, mio fratello, mio figlio e devono trovare tutto come era prima. Rosa, la guerra è finita e così anche voi presto tornerete a Milano. Ma come fai a pensare che io ti mandi via prima che abbiate trovato una casa, un lavoro? Eppure mi conosci ormai da 3 anni. Perdonate, donna Giulia, ma la paura è una gran brutta cosa. La paura è una cosa che dobbiamo dimenticare. Donna Giulia, ci trovate un uovo, posso bere? No, questo me lo bevo io. Te, mangiate sto pomodoro, eh?